Omaggio a Lido Russo. Viaggio astrale. Una notte ho vissuto un evento straordinario. Sono uscita dal corpo, lo vidi dall'alto del letto e mi sono trovata in un ampio spazio simile ad una piattaforma. Cominciai a chiedermi dove mi trovassi. A un certo punto ho visto una tavola rettangolare, intorno alla quale erano seduti diversi ragazzi, vestiti di una tuta bianchissima che splendeva di una gran luce, i quali stavano banchettando. Anch'io avrei voluto far parte del banchetto, ma la guida che mi stava a fianco mi disse che non ero pronta. Tuttavia, dopo poco, mi venne offerto di mangiare con loro. Intorno a me vi era un cielo splendido, luminoso e trasparente, molto più bello del nostro cielo. Nel momento in cui ho avvertito una grande energia che entrava in me attraverso il capo, mi sono ritrovata nel mio corpo. Non riuscivo più né ad aprire gli occhi né a parlare. Potrebbe sembrare tutta una suggestione, ma quando al mattino ho acceso il registratore mi era incisa la frase: "Hai mangiato con noi". Lezione. Quest'ultima parola penso voglia dire insegnamento. Poi la voce di una bambina mi dice: "Che bello, Lida, sei andata nell'aldilà". Non ho parole per spiegare la sensazione provata, né per esprimere le bellezze di quel cielo e la luce del volto di quei ragazzi. Una cosa è certa: non si vorrebbe più tornare sulla terra. Penso che questo possa dare coraggio. Per questo riporto una pagina di autobiografia di uno yogi, di Paramahansa Yogananda, che tratta del maestro, il quale, reincarnandosi dopo la sua dipartita, si manifesta al suo discepolo spiegandogli ciò che ha visto nel cielo. L'universo astrale, fatto di sottili vibrazioni, di luce e di colori, è centinaia di volte più grande del cosmo materiale. Tutta la creazione fisica è appesa come un solido paniere all'immenso pallone della sfera astrale. Come vi sono molti soli e molte stelle fisiche che viaggiano nello spazio, così vi sono pure innumerevoli sistemi solari e stellari astrali. I soli e le lune sono assai più belli di quelli fisici. Le luci astrali assomigliano alle aurore boreali, ma la solare aurora astrale è più splendida della mite aurora lunare. I giorni e le notti astrali sono più lunghi di quelli della Terra. Il mondo astrale è bello, nitido, puro, ordinato. Non vi sono pianeti morti né terre sterili. Tutte le imperfezioni della Terra, erbe cattive, batteri, insetti, serpi, sono assenti. A differenza dei climi variabili e delle stagioni terrestri, i pianeti astrali mantengono costantemente la temperatura di una eterna primavera, interrotta a volte da bianche nevi luminose e piogge di luci multicolori. Nei pianeti astrali abbondano laghi opalini, mari lucenti e fiumi iridati. I fratelli di luce mi hanno invitato a scrivere tutto questo.